Signori, prima di lasciarvi al finale di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo, vi volevo informare che tutte quante le live di questa serie stanno venendo ricaricate sul mio canale secondario, ossia Creepy Live. Originariamente si trovavano su questo, però la sezione dal vivo dei canali YouTube non è molto seguita, quindi ho deciso di ripubblicarle là e in generale di lasciare le live di YouTube in anteprima per gli abbonati. Esattamente come faccio con Twitch, per par condicio. Quindi iscrivetevi al secondo canale per recuperarle se siete curiosi di vedere anche il post game. In più vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, perché più del 40% delle persone non è iscritta al canale, quindi in caso date un occhio, magari non ve ne siete accorti. È ovviamente gratuita l'iscrizione e ci avviciniamo sempre di più verso i 100.000 iscritti, quindi partecipate anche a un obiettivo molto importante del canale. Detto questo, vi lascio al finale di Pokémon Mystery Dungeon, che credo sia già abbastanza lungo. Non ho sentito l'editor, però... Salve, sono l'editor. Effettivamente il video è uscito un po' lunghino, però spero che apprezzate comunque. Una visione. Torniamo a casa, Giovanni. Andiamo alla gilda di Wigglytuff. Gli amici della gilda. Eccoci, Giovanni, la gilda di Wigglytuff. Mi sembra che sia passato così tanto tempo, ma ora che siamo qui faccio fatica a entrare. Del resto ci hanno misteriosamente trascinato via davanti a tutti. È un po' difficile, anche imbarazzante, entrare come se niente fosse. No, non dobbiamo farci prendere dall'imbarazzo proprio adesso. Dobbiamo vedere tutti gli altri e raccontare la verità. Ok, mi metto sopra la grata. Pokémon in arrivo. A chi corrisponde la forma della zampa? È la zampa di... Cosa c'è che non va, Diglett? Rispondi, rispondi. Cosa? Ehi, Diglett, a cosa pensi che serva la fossa in cui ti trovi? Quella zampa è Chikorita. Cosa? Cosa? È Chikorita e c'è anche Giovanni. Diglett, da quanto tempo non ci vediamo? Cos'è stato? Siete ancora in vita! Eravamo così preoccupati per voi. Io ero... Oibò, ciao a tutti, siamo a casa. Hai qualcosa da dire in merito? Wigglytuff, tu? Di nuovo a casa, Chikorita, Giovanni! Cosa? Cosa dite che è successo? Ehi, aspettate solo un momento. Fatemi capire bene questa storia, ok? Fatemi riordinare un attimo gli eventi. Prima cosa, Grovagli in realtà è un Pokémon buono. E stava rubando gli ingranaggi del tempo per salvare il mondo? Già, e il grande Dusk Noir faceva solo finta di essere gentile e di aiutarci, ma in realtà è un poco di buono? Sì, io però non ho detto proprio poco di buono. E poi Giovanni lavorava veramente insieme a Grovyle? Già, così Dusk Noir si voleva liberare sia di Giovanni che di Grovyle. Quindi li ha portati nel futuro. Sì, e ha portato anche me. Poi la fuga da Dusk Noir gli è riuscita per un pelo. Appena in tempo per riuscire a tornare a casa dal futuro. È così. E alla fine questo pianeta rimarrà presto paralizzato. E per evitarlo, Grovyle ha ricominciato a cercare gli ingranaggi del tempo. E nel frattempo voi due state cercando un posto chiamato Terra Nascosta. Questo tutto quello che vi è successo? Già, le cose sono andate proprio così. Chikorita e Giovanni, deve essere stato un brutto sogno, qualcosa del genere. Cosa? Perché non andate nella vostra stanza a riposarvi un po'? Ehi, aspetta un secondo, ci stai accusando di mentire. Quello che vi abbiamo appena detto è vero. Certo, certo, sono sicuro che avete un gran bisogno di riposare. Un bel sonnellino vi farà star meglio. Non è così, Chatot, ti prego, devi crederci, non stiamo mentendo. Ne ho abbastanza, allora ditemi, c'è anche solo una parte della vostra storia che sia minimamente plausibile? Un posto chiamato Terra Nascosta? Neppure io che sono il gazzettino della gilda ho mai sentito parlare di questo posto. Inoltre il grande Dusk Noir è di gran lunga troppo onesto per fare anche solo una delle cose di cui l'accusate. Beh sì, neanch'io riuscivo a credere alla verità su Dusk Noir. È stato un grande shock ed è stata dura da accettare. Tuttavia, non voglio sentire una parola di più. Dite pure quello che vi pare. Il grande Dusk Noir è cattivo? È semplicemente inammissibile. Seriamente, non la pensate così anche voi? Come vi si potrebbe credere seriamente che il grande Dusk Noir sia un criminale? Abbiamo grande stima di Dusk Noir, non possiamo crederci. Visto? 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 La pensano tutti come me. Sì, però... Cosa c'è, Sunflora? C'è una cosa che non mi è chiara. Quella volta, voglio dire, quando il grande Dusk Noir stava per tornare nel futuro... Quello che Dusk Noir ha fatto, insomma, si è comportato in modo strano da ogni punto di vista. Davvero? La pensi così? Non pensi che la caduta di Chikorita e Giovanni nel tunnel dimensionale sia stata accidentale? Assolutamente no, Dusk Noir ha afferrato Chikorita e Giovanni è stato lui. Ehi, è vero, anche a me pare che sia andata così. Ehi, quello che è successo è davvero strano. Oipo, mi chiedo davvero perché Dusk Noir abbia fatto una cosa del genere. Se quello che ha detto Chikorita è vero, quello che ha fatto Dusk Noir avrebbe perfettamente senso. Cosa? Aspettate un minuto. Quindi ora la pensate così? State dicendo che ora credete a quello che sostengono Chikorita e Giovanni? Beh, allora... Io credo a quello che dicono. Cosa? Cosa hai detto? Allora, Bidoof, stai sostenendo che il grande Dusk Noir è un criminale? Oh, di sicuro pensavo grandi cose del signor Dusk Noir. Se la metti in questo modo, sembra tutto molto strano. C'è qualcosa di più importante. Sì, signore, Chikorita e Giovanni sono più importanti. È per questo che credo a quello che dicono Giovanni e Chikorita. Cosa? Bidoof. Ehi, ci credo anch'io. Anch'io, dopo tutto anche loro fanno parte della gilda. Corphish, Sunflora. Io credo a quel che dicono. Pure io. E anche io. Nutrire dubbi sui nostri amici Pokémon è sbagliato. Fidarsi è un dovere. Grazie a tutti, grazie per la fiducia che ci dimostrate. Bene, ullala.
Sembra che siamo tutti d'accordo, eh? Crediamo tutti a quello che dicono, è grandioso, dunque cominciamo la ricerca della terra nascosta. Ehi, solo un attimo, capitano. Cosa c'è che non va? Non siamo ancora tutti d'accordo, eh? Tutti noi crediamo alla loro storia. Ma ho il sospetto che Chatot non sia ancora convinto. Oh, tutto qui? Non dovete preoccuparvi di Chatot, eh? Chatot è convinto, vero? Perché Chatot ha sempre creduto alla storia di Cicorina, vero Chatot? Cosa? Che strano. Beh, capitano, è impossibile prenderla in giro, lo ammetto. Sì, io ho creduto alla storia di Giovanni e Cicorita fin dall'inizio. Davvero? Ma se avessi detto che credevo a quel che dicevano fin da subito, sarebbero stati tutti d'accordo con me. Cosa significa? È per questo che facevo finta di avere dei dubbi. Volevo mettere alla prova la vostra amicizia. Potrebbe essere. Ma senza alcun dubbio ero convinto che dicessero il vero. È ovvio che tutti crederebbero alle parole dei propri amici Pokémon. Se lo dici tu. Giovanni, Cicorita, io vi credo. Siete parte della gilda. Ora ascoltate tutti, il tempo si sta fermando in sempre più luoghi. A quanto dice Cicorita, sappiamo che il nostro mondo è in pericolo. Questo significa che dobbiamo fare qualcosa. Ora tocca a noi. In nome della gilda di Wigglytuff ce la metteremo tutta. Troveremo la terra nascosta. Ce la dobbiamo fare, gente. Chatot! Sì, signore. Ok, tutti quanti, d'ora in avanti concentreremo tutti i nostri sforzi sulla ricerca della terra nascosta. In più dobbiamo far sapere a tutti quello che sta succedendo nel nostro mondo. Dobbiamo fare un sacco di cose. Dovremo tutti lavorare sodo. Sono pronto. Io mi dirigerò verso Borgo Tesoro. Diffonderò la voce. Io vado con lui. Dobbiamo farlo sapere anche ad Azelf e ai suoi amici. Se sono tornati ai loro laghi, proveranno di sicuro a fermare Grovyle. Ehi, allora andrò a dirglielo. Ok, tutti gli altri, per favore, vadano alla ricerca della terra nascosta. Bidoof, Samsung e gli altri, una volta fatto quello che dovete, raccogliete informazioni sulla terra nascosta. Mi spiace di non avere alcune informazioni sulla terra nascosta, ma forse il saggio Torkoal, l'anziano della città, potrebbe saperne qualcosa. Torkoal, l'anziano della città? È il più saggio e il più vecchio di tutti i Pokémon di Borgo Tesoro. Ama la sorgente termale, quindi è sempre là. Oh, ce l'hanno finita. Infatti sono convinta che lo troverete alla sorgente termale. Ah, mi ricordo. È lui, quel simpatico vecchio Pokémon che abbiamo conosciuto. Dovreste cercare di far buon uso dei suoi anni di esperienza. Andate a chiedere consiglio a Torkoal. Mi pare che ci si arrivi alla sorgente termale passando per la grotta della cascata, vero Giovanni? Forza, la sorgente termale. Ma prima si sta facendo tardi e poi avrete una gran fame. Eh? Il rumore della pancia è interessante. Dovete cenare e poi passare una bella notte di sonno. Possiamo metterci tutti al lavoro domani. Ho notato che più o meno in tutti i media i viaggiatori del tempo smettono subito di fidarsi della gente dell'altro tempo. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo dormito in questa stanza. Finalmente mi sento a casa. Dai, sono contenta che abbiamo creduto tutti alla nostra storia. Mi sono un po' emozionata. Dobbiamo andare da Torkoal per ricevere qualche informazione. Ma ci penseremo domani, Giovanni. Allora, riepilogando, sapete tutti quali sono i vostri compiti per oggi? Sono pronto a partire. Quelli che indagano sulla terra nascosta e quelli incaricati di diffondere la voce su come stanno veramente le cose. Mi aspetto che organizzate le squadre di conseguenza e che mi mettete in movimento. Impegnatevi al massimo. D'accordo. Sorgente termale, eccoci qua. Torkoal! Giovani Pokémon, venite a lavar via la vostra stanchezza? Non siete qui per questo? Capisco, siete alla ricerca della mia saggezza. Bene, non c'è posto migliore di questo per parlarmi della vostra storia. Ah, capisco, la terra nascosta, dite? Ne ho sentito parlare. Oh, davvero? La terra nascosta è davvero un posto leggendario, ne sono rimaste solo poche notizie tramandate dalla tradizione orale. Non importa, diccele per favore. Certo, posso solo dirvi quello che ho sentito a proposito. La terra nascosta si trova oltre il mare, in un posto segreto, così narra la leggenda. Un posto segreto? Sì, l'accesso alla terra nascosta è permesso solo ai prescelti. Per poterci andare è necessario possedere determinate qualità. Un posto a cui è accesso solo a chi soddisfa specifici requisiti. Ok, Torkoal, quali sono questi requisiti? Già, quali erano? Mi dispiace, mi sono sfuggiti di mente. Oh no, non te li ricordi? Per favore, Torkoal, ti prego, ricorda, è davvero importante. Facile dirlo, ma. Ah, ora ricordo. Avete bisogno di una prova. Avete bisogno di una prova di un certo tipo. Sì, era così, una prova. Una prova? Che genere di prova? Dovrebbe essere. Me ne sono dimenticato. Me ne sono dimenticato di nuovo. Cosa, non te lo ricordi? Mi dispiace deludervi. Oh, va bene, riesci a ricordare qualcos'altro? No, è tutto quello che ricordo. Perdonatemi, giovani Pokémon, se dovessi ricordarmi di che prova avete bisogno, ve lo farò sapere. Sì, per favore, grazie, Torkoal. Torniamo alla gilda, Giovanni. Alla fine, Torkoal non è riuscito a dirci molte risposte. Così non va. Oh, non è proprio così. Sappiamo che ci serve una prova, e questo è già un passo avanti, giusto? Ehi, anche noi stiamo cercando. Sì, ma non abbiamo scoperto nulla. Ma non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare a cercare. Anch'io continuerò a cercare. Per oggi penso che possiamo cenare e andare a riposarci. Domani ci rimetteremo all'opera. Bene, grazie a tutti. Le cose non stanno andando bene come speravamo. Mentre parlavamo con Torkoal pensavo che avessimo qualche speranza. Mi chiedo come se la stia cavando Grovyle. Avrà trovato gli ingranaggi del tempo. Dobbiamo sbrigarci anche noi. Ma non dobbiamo farci prendere dall'agitazione. Specialmente dal momento che ci stanno aiutando tutti. Dovremmo riposarci un po'. Domani ci sentiremo di nuovo in forma per continuare. Ok, Giovanni, buonanotte. In poche parole, la terra nascosta rimane avvolta nel mistero, ma non dobbiamo mollare. Oggi andremo di nuovo là fuori a indagare. Andiamo, gente. Dove possiamo indagare, Giovanni? Ma sai, con Torkoal abbiamo già parlato, non so più dove cercare. Pokémon in arrivo, Torkoal. Torkoal è qui? Yes.
Allora, alla fine sono riuscito a trovarvi. Per le mie vecchie ossa è faticoso arrampicarsi fino all'agenda. Cosa ti porta qui, Torkoal? Ti è tornato in mente qualcosa? A dire il vero sì, ma è solo una cosa di poca importanza, mi spiace. Ieri mentre contemplavo l'acqua della sorgente termale, mi è tornato alla mente un ricordo. Ma è davvero una cosa di poco conto. Mi sono anche chiesto se valesse la pena venire fin qui per informarvi. Non preoccuparti, ogni minima informazione ci può essere d'aiuto. Ti prego, dici tutto. Quando ieri abbiamo parlato del viaggio alla Terra Nascosta, vi dissi che serviva una prova dei vostri requisiti. Mi sono ricordato qualcosa di più a proposito della prova. La prova ha un'incisione con un disegno particolare. Un disegno particolare? Ehi, che tipo di disegno? Come posso descriverlo? È difficile da spiegare. Tutto quello che so è che si tratta di un disegno piuttosto strano e molto complicato. È un disegno particolare che non si vede tutti i giorni. Un disegno raro. Oibò. Se solo mi venisse in mente qualcosa. Non è proprio facile, chissà di cosa si tratta. Cosa potrebbe essere? Un tipo di disegno raro. Cosa potrebbe rappresentare un disegno del genere? Un disegno raro, particolare. Aspetta un attimo, un disegno particolare? Un disegno particolare, mi ricordo quella volta. Un giorno ho trovato questo, il mio frammento antico. Sulle prime non sembra niente di speciale, ma dai un'occhiata più da vicino. Guarda qui, c'è uno strano disegno inciso sulla superficie. È vero, c'è una strana incisione. Pazzesco, vero? Ma certo, il frammento antico aveva un'incisione particolare. Cosa c'è, Giovanni? Scusa, il mio frammento antico? Oh, è vero, quel disegno! Scusa, mi puoi dare un'occhiata a questo? Oh, è questo! È esattamente un disegno come questo! Cosa? Dove l'avete preso? Non mi ricordo neanche dove l'ho preso. L'ho raccolto da qualche parte. Evviva, è favoloso, dato che Cicorita, questo significa che Cicorita ha i requisiti per andare nella Terra Nascosta? Questo non lo so. Forse sì, forse no. Per andare nella Terra Nascosta sicuramente bisogna possedere questa prova. Ma non significa che chi possiede questa prova abbia necessariamente i requisiti per essere prescelto. Questa prova può essere anche solo la chiave fisica per la Terra Nascosta. Tuttavia qui c'è inciso lo stesso disegno. Non c'è una connessione sicura fra il frammento antico e la Torre Nascosta. Oh, ma non c'è alcun dubbio che questo disegno abbia qualcosa a che fare con la Torre Nascosta. E saperlo è già un buon punto di partenza. Penso di sì. Aspettate un attimo. Lo sapete che la Terra Nascosta è solo una leggenda, vero? Non starete davvero cercando la Terra Nascosta? Sì, la stiamo cercando. Acci picchia, che sorpresa. Chatot, questo disegno l'abbiamo già visto da qualche parte, vero? Sì, quell'insenatura nella costa nord-ovest, all'interno della grotta Salmastra. Ma capitano, quel posto. Sì, lo so, c'era quel farabutto. Un farabutto? Farabutto, ibo. Gente, ascoltate per favore. Una volta ho visto lo stesso disegno nelle profondità di un posto chiamato Grotta Salmastra. Penso che potremmo scoprire qualcosa di più portando là il frammento antico. Ad ogni modo, c'è un problema. Laggiù si nasconde un Pokémon malvagio. Ehi, non ci lasceremo impressionare. Non siamo esploratori? Dobbiamo essere coraggiosi. Ma quel posto è pieno di insidie. Oggi dovrete tutti dedicare la giornata a prepararvi al meglio. Domani partiremo per la Grotta Salmastra. Pensavo che la Terra Nascosta non fosse altro che una credenza popolare. Invecchiando sono diventato davvero un poco elastico di mente. Che tristezza. Tutto questo mi ricorda i giorni in cui sognavo l'amore e l'avventura. Aiutatemi a rivivere i miei sogni. Mettetecela tutta. Ciao, Torkoal. Lentissimo, super lento. Ciao Tot, domani tu resti di guardia all'agenda. Capitano, mi perdoni se oso contraddirla, ma la prego, mi faccia venire alla Grotta Salmastra. No, non ti posso far rischiare la pelle come l'altra volta. Ma è per questo che devo venire. Per favore, mi porti alla Grotta Salmastra. Allora voglio che domani tu vada con il team Corazzieri. Guida la squadra di Giovanni nel posto in cui abbiamo visto quello strano disegno. Voglio che tu faccia attenzione. Grazie, non la deluderò. Un'altra cosa, devo uscire perché devo occuparmi di una questione. Mentre sono via ti affido il comando. Ehi, quanto è sospetto Wigglytuff in questo momento? Cosa non darei per tornare giovane? Se fossi più giovane sicuramente parteciperei alla ricerca della Terra Nascosta. Fermo lì, vecchietto. Cosa c'è? Cosa volete? Beh, siamo il team Teschio. Te la intendi con l'agenda di Wigglytuff, vecchietto? Per caso ti ho sentito dire una cosa che sembrava divertente. Qualcosa a proposito della Terra Nascosta. Io stavo solo... sta arrivando qualcuno. Le schiappe della Gilda? Vecchietto, perché non continuiamo questa chiacchierata dove nessuno ci può disturbare? Chissà se Grovyle è tornato, andiamo. Quel giornale lì? Grovyle non è qui. Ehi, guarda, qui c'è un foglio di carta, c'è scritto qualcosa in poggeroglifici. Una lettera di Grovyle, deve essere un messaggio per noi, lo leggo. Per Giovanni e Cicorita, come va? Come prosegue la vostra ricerca della Terra Nascosta? A me le cose stanno andando bene, ho già raccolto 3 ingranaggi del tempo. Devo trovarne solo altri 2. Pensavo di raggiungervi quando li avrò tutti e 5. Il piano procede senza intoppi, Azelf e i suoi amici hanno compreso la situazione, hanno cooperato pienamente. Azelf mi ha detto che i membri della vostra gilda gli avevano comunicato che sarei passato, grazie. È incoraggiante sapere che sempre più Pokémon cominciano a credere in noi. Comunque continuerò a tenermi lontano da Borgo Tesoro e dalla gilda. Innanzitutto non sono sicuro che in questo mondo tutti i Pokémon si fidino completamente di me. Ma c'è qualcosa che mi preoccupa di più. Dusknoir potrebbe tornare dal futuro in qualsiasi momento. Dusknoir? Ora che ci penso, Dusknoir non è riuscito a liberarsi di noi nel futuro. È possibile che voglia tornare nel nostro mondo per cercarci? Ok, continuo a leggere. Dal momento che Dusknoir potrebbe tornare, dobbiamo tenere un profilo basso. Questa è un'altra ragione per cui mi tengo la larga da Borgo Tesoro e dalla Gilda. Invece potrei tornare al promontorio Sharpedo in spiaggia. Se ci incontriamo possiamo scambiarci qualche informazione. Buona fortuna per tutto. Insieme possiamo fermare la paralisi del pianeta. Il vostro Grovyle. Ok, sembra che Grovyle si stia impegnando al massimo. Non possiamo fallire il nostro obiettivo. Quanto dice in questa lettera, Grovyle si farà vedere qui o in spiaggia. Forse se scendiamo in spiaggia incontreremo Grovyle. Andiamo in spiaggia. Capitolo 18, Lapras.
Speravo di incontrare Grovail qui. Non mi sembra che sia qui. A proposito, non ci sono neanche i crebbi. Di sera sono sempre qui intorno a fare le bolle. Adoro guardare le loro bolle volare al tramonto. Beh, che peccato, una delusione, ma... Guarda, Giovanni, il tramonto è così bello. Sai, risolvere il segreto del frammento antico era il mio sogno. Ma non avrei mai pensato che il frammento antico fosse collegato alla terra nascosta. È qui che Coffing e il suo scagnozzo mi hanno rubato il frammento antico. Mi ricordo che ero troppo spaventato per provare a riprendermelo. In quell'occasione mi hai dato il coraggio, Giovanni. Sai, è stato così che è nata la nostra squadra. Riprendersi il frammento antico è stata la prima avventura del team corazzieri, e adesso stiamo usando quello stesso frammento antico per andare nella terra nascosta. Se ci pensi è così strano. È vero, le mie avventure con Cicorita, la ricerca della terra nascosta, il frammento antico ha dato il via a entrambe le cose. Questo bel tramonto andrà perduto se non fermeremo la paralisi del pianeta. Dobbiamo evitarlo. Dobbiamo trovare la terra nascosta il più presto possibile. Domani dobbiamo dare il meglio, Giovanni. È vero, dobbiamo mettercela tutta. Devo portare a termine la missione che avevo intrapreso prima di perdere la memoria. La mia missione con Grovail. Una missione per aiutare sia i Pokémon di questo mondo che quelli del futuro. Cosa? Guarda, Giovanni. Chi è quello? Lapras. Che bello. Chi potrebbe essere? Sembra che stia attraversando a nuoto la luce del tramonto. Penso che sia un Pokémon. È proprio strano. Il sole se n'è quasi andato. Dobbiamo tornare in fretta alla Gilda. È chiaro che i Krabby non ci sono. Sono scappati, li abbiamo spaventati. Ma capo, quindi quel vecchietto di Torkoal non ci stava mentendo. Quella roba che abbiamo rubato, allora, non pensavo proprio che potesse avere un valore. E allora, in un modo o nell'altro, ci prenderemo quel frammento antico. Questo significa che la terra nascosta sta per essere esplorata solo da noi, il team Teschio. Caso, stiamo dormendo? E c'è ancora Lapras. Lapras! È da tanto che non ci vediamo. Quanto tempo, Wigglytuff? Mi sembri in forma. Sta bene anche Chatot? Sì, molto bene. Mi fa piacere. Avrei sempre voluto ringraziarvi. Ho apprezzato profondamente la promessa che avete fatto. E che avete mantenuto per tutto questo tempo. Nessun problema, capirai. Ma oggi sono qui per parlarti di quella promessa. Ci troviamo nella situazione di non poterla più mantenere. Immagino che tu sappia il perché. Dunque, per favore, dimmi tutto. Parlami di quello strano disegno che abbiamo visto quella volta. E così sapete quasi tutti che il capitano non è ancora tornato. Comunque voglio che ci mettiamo in cammino verso la grotta Salmastra come da programma. Cazzo, ma devo andare in giro con Chatot, mi sono ricordato ora. Ehi, ad ogni modo, dove sarà andato il capitano? Non saprei. Andrà tutto bene senza il capitano? Nessun problema, non c'è bisogno che vi preoccupiate. Il capitano avrà deciso che per ora ce la possiamo cavare senza di lui. È per questo che non è ancora tornato. Inoltre, data l'assenza del capitano, sarò io a guidarvi. Perché non dite nulla? Non può essere. Pensate che io non sia all'altezza del compito? Ehi, sputate il rospo. Forse mi ritenete e pensate che sia inadeguato. Non valgo niente per voi? Oh no, non direi. È solo che quando il capitano non c'è ci sentiamo meno sicuri. Ehi, conosci il capitano? È difficile prevedere. Ma ehi, sicuramente ci raggiungerà quando le cose si faranno difficili. Ma ora il capitano non è qui con noi, quindi dobbiamo prendere l'iniziativa e fare quello che ci aveva chiesto. È vero, sono convinta che possiamo portare a termine la missione con le nostre forze. Diamo tutto quello che abbiamo. Avete ragione, non possiamo sempre fare affidamento sul capitano. Oh sì, è questo lo spirito giusto, mettiamocela tutta. Il capitano non c'è, quindi c'è solo un Pokémon che può guidarci. Quel Pokémon sei tu, Chatot. Eh? Chi, io? Certo, hai detto così prima, hai detto che ce l'avremmo fatta perché eri qui a guidarci. Guidaci, facci vedere come si fa, Chatot. È vero, facci vedere, Chatot. Sì signore, conto su di te. Bene, gente, quando le cose vanno male potete sempre contare su di me. Cosa c'è, Chatot? Dai, chiama tutti al dovere. Sì. A cominciare da subito dobbiamo andare a esplorare la grotta Salmastra. Gente, diamo tutti quanti il meglio. Ora ascoltatemi tutti. Questo è l'ingresso della grotta Salmastra. Il vostro obiettivo è di raggiungere il cuore del dungeon. Laggiù troverete lo stesso strano disegno che è inciso sul frammento antico di Cicorita. Comunque è lì che si nasconde quel Pokémon estremamente malvagio. Estremamente malvagio? Oh, boh, che paura. Gulp. Ehi, Chatot. Cosa c'è? Ieri il capitano ha detto qualcosa a proposito di quel Pokémon cattivo. Ma Chatot, sembra che tu ne sappia altrettanto a proposito di questo dungeon. Chatot, non è che sei già stato qui prima? È vero, ci sono già stato. L'ho esplorato molto tempo fa con il capitano. Quel disegno particolare l'abbiamo visto in fondo alla grotta. Comunque è stato allora che sono apparsi quei Pokémon. Allora come erano forti, dicevi? Ah, non mi ricordo più nulla. Non ti ricordi? Sì, ma odio ammetterlo. Sono spuntati da nulla e ci hanno attaccato. Sono andato KO senza avere il tempo di far niente. Quando mi sono ripreso il capitano si stava occupando delle mie ferite. Ma non ricordo nulla di quello che è successo. Quindi non so dirvi com'erano i Pokémon che ci hanno attaccato. Quindi non abbiamo nessun indizio. Non sappiamo che tipo di nemici affronteremo. Dovremmo fare molta attenzione. Aspettate per favore. Ehi Chatot, prima avevi detto che c'era un Pokémon malvagio. Poi hai detto che ti hanno attaccato. Ce n'è più di uno? Sì, proprio così. C'era un Pokémon estremamente cattivo, ma non era da solo. Quando hanno attaccato... Ah, ora ricordo. Hanno attaccato tutti assieme. E ricordo di essere stato colpito con l'acqua. Come da una violenta ondata.
ondata. Forse si trattava di mostri di tipo acqua. Noi siamo di tipo terra, l'acqua non ci fa per niente bene. Spero che non dovremo fronteggiare nemici del genere. Sarebbe decisamente pericoloso andare da soli. Ha ragione. Dobbiamo formare diversi gruppi per esplorare la grotta. Lo faremo, sì signore. Voi due vi ricordate cosa ha detto il capitano ieri? Io devo andare con il team corazzieri, quindi dovete accompagnarmi durante l'esplorazione della grotta. Capito? Spero che non vi appoggerete troppo a me, eh? Ehi, non aspettatevi che faccio tutto anche per voi. Cercate almeno di badare alla vostra salute. Capito? Va bene, gente, andiamo alla conquista della grotta Salmastra. Dobbiamo mettercela tutta. Sembra che quelle schiappe della gilda siano ancora dentro. Dobbiamo andare anche noi? Buona idea, andiamo, ma senza farci vedere. Quando sarà il momento giusto all'interno della grotta prenderemo il frammento antico da quella mezza calzetta di cicorita. Poi ci dirigeremo a tutto gas verso il fondo della grotta. Ci prenderemo tutti i meriti della risoluzione del mistero. Grandioso capo, il tuo piano è perfetto. Naturalmente, comunque saremo noi del team Teschio gli unici ad andare nella terra nascosta. Abbiamo già fatto un bel po' di strada. Ehi Chatot, siamo ancora lontani dal punto in cui hai visto il disegno? Ci siamo quasi, non manca più molto. Comunque, come vi dicevo prima, ogni passo ci avvicina anche a quei Pokémon. Già, non dobbiamo abbassare la guardia. In ogni caso non manca più molto, diamoci dentro, Giovanni. Ops, scusami. Ehi, quanto tempo, Schiappe? Oh, siete quella squadra così simpatica, vero? E questo è il frammento antico? Quello è... Questo lo prendo io. Ehi, è la seconda volta che te lo fai soffiare. Non hai imparato la lezione, questo è sicuro. Aspettate, aspettate, per favore. Non capisco cosa stia succedendo. Perché siete qui? Non vi abbiamo più visto da quando voi del team Teschio siete spariti durante la spedizione. Ero preoccupato per voi. Preoccupato, eh? La vostra gilda è piena di mezze calzette e credulone che aspettano solo di essere imbrogliate. Oh, il vostro comportamento e il vostro modo di parlare ora sembrano più rozzi. Chatot, per tutto questo tempo hanno preso in giro la gilda. Sono una pessima squadra d'esplorazione. Il team Teschio è una banda di canaglie. Cosa, davvero? Vero? Che altro? Devi essere proprio ingenuo se ti sei fatto fregare per così tanto tempo. Ad ogni modo, ora abbiamo il frammento antico e non ci resta che andare nella terra nascosta. Mangiatevi il cappello, Schiappe. Mangiatevi il cappello? Che frase del cazzo è? Quelle canaglie mi hanno preso per uno stupido? Non se la caveranno così facilmente. Gli farò vedere cosa vuol dire prendersi gioco di me. Oh, aspetta, Chatot! Chatot era davvero arrabbiato, spero che andrà tutto bene. Non dimentichiamoci di quei Pokémon malvagi dai quali ci hanno messo in guardia. E dobbiamo ancora recuperare il frammento antico da Skuntank. Beh, siamo abbastanza in profondità, però non abbiamo ancora raggiunto né Chatot né il team Teschio. Questo posto è terribilmente caldo e umido. Quella voce veniva da là. Andiamo, Giovanni. E Chatot. Oh no! È il team Teschio! Cosa vi è successo? Aspetta, sono stati quei nemici misteriosi a ridurvi così. Voi sapevate che c'era, non sarebbe stato bello saperlo. Non potevate dircelo. Skuntank, stai bene? Ma in vostro potere, vi preoccupate di chiederci come stiamo? Voi Schiappe riuscite ad essere generose fino alla nausea. Non possiamo ignorare qualcuno che è ferito. Le vostre preoccupazioni sono sprecate, presto staremo bene. Quel presuntuoso di Chatot mi ha infastidito a tal punto che ho deciso di proseguire. Scusa, cosa ha fatto Chatot? Cosa ha fatto? Chatot è arrivato dopo che eravamo stati sconfitti. Quando ci ha visto qui senza forza ce ne ha dette di tutti i colori. Dopo averci fatto questa irritante lavata di capo ha proseguito per la sua strada. Cose che ha detto su di noi. Ci vedo ancora rosso. Mi ha fatto infuriare a tal punto che ho deciso di proseguire. Uscirò di qui anche strisciando. Così gliela farò pagare a quello sputa sentenze di Chatot. Ma se ci pensi, stavamo per mollare tutto e Chatot con la sua rampogna ci ha fatto cambiare idea. Dite di voler continuare, però sembrate ancora piuttosto malconci. Siamo stati crudeli con voi per tutto questo tempo. Ve la siete vista brutta più volte per colpa nostra. Ma voi due vi preoccupate lo stesso di come stiamo? Già, certo, a volte ci avete fatto arrabbiare. Ma vedendovi messi così male, non riusciamo a far finta di nulla. Ops, che sbadato, il frammento antico mi è caduto. Non riesco ancora a muovermi. Cicorita potrà riprenderselo. Skuntank, ho fatto cadere il frammento antico solo per sbaglio. Puoi prenderlo, lasciarlo lì. Skuntank, grazie. Perché mi ringrazi? La prossima volta che ci incontriamo torneremo a usare i vostri vecchi trucchi per gabbarvi. Poi non sprecate tempo a preoccuparvi per noi. Dovreste preoccuparvi per Chatot piuttosto. È vero, dov'è andato Chatot? Ha proseguito verso il fondo della grotta, sta andando incontro a quei nemici. Spicciatevi, andate anche voi. Lo seguiremo più in profondità. Skuntank, porta in salvo la tua squadra, non mollata. Non trattate il team Teschio come se fosse una squadra di pivelli. Voi due riuscite a muovervi? Non parlerai seriamente. Dopo che ci hanno travolto a quel modo sono troppo malandato. Travolto? È finito allora. Beh, siamo proprio messi male. Però capo, mi è piaciuto il modo in cui ti sei comportato, perché in fondo, beh, c'è del buono anche in te. Ti sei riscattato. Chiudi il becco. Ciò che hai fatto, capo, è, come dire, chiudi il becco. Ehi, Chatot! Voi due? Fate attenzione, sono molto vicini. Mentre li inseguivo ho visto le loro sagome che si ritraevano, ma poi li ho persi di vista. Devono essersi nascosti da qualche parte. Ma non vedo posti per nascondersi qui. Cos'è questo? Un presentimento. Ci sono solo muri di roccia attorno a noi. Li ho solo intravisti, ma mi sembra di ricordare. Ma ecco, quando mi hanno attaccato l'ultima volta sono come comparsi dal nulla. Ma in realtà sono apparsi da... Wow! Non mi sono assolutamente venuti in mente. Cicurita, Giovanni, fate attenzione, sono sopra di noi. Cosa? Io sono Kabutops. E noi, fratelli Omastar. Gli intrusi devono essere puniti. Prendete questo. Aio.
Ho capito, Chatot. Chatot! Cosa? La farete franca così. Com'è possibile? Quell'eroe ha fatto da scudo la sua squadra col suo corpo. Non la definirei un'azione intelligente. Mi ricordo. Kabutops, quel grande eroe è già stato qui. L'avevamo sconfitto nello stesso modo. È la seconda volta che lo fa. Bisogna essere proprio furbi. Dite quello che volete. Loro sono le nostre preziose reclute. Non permetterò che facciate loro del male. Chatot! Chatot! Adesso tocca a voi. Prendete questo. Vorrei vedere i danni di Chikorita più che altro. A cui però converrebbe impartire un ordine, un imperativo categorico. Solo energipalla. Però Hydro Pulsar magari confondo. Non è che ci vuole molto a giocare il Mystery Dungeon, eh? Aio, questo è l'autolamento, merda. Chikorita, riesci a fare questa cosa qua? Veniamo lui. Easy. Vai. Oh, fratelli fossili! Aia! Non so, mi ha fatto ridere. Chatot! Chatot, stai bene? Resta con noi. Chatot! C'è Grovyle. Quella voce, il capitano. Wigglytuff e anche Grovyle. Capitano! Ah, Grovyle! Cosa ci fa Grovyle con il capitano? Ve lo spiego più tardi, c'è qualcosa di più importante. Chatot! Ehi, ehi, no, Chatot è al tappeto! Oi, boh, è ferito. Chatot, stai bene? Sei ferito? Sto bene, sto bene. Come potete vedere... Chatot, mi spiace, Chatot, se solo fossi arrivato prima. Per favore, non si biasimi, capitano. È così umiliante venire sconfitto dallo stesso nemico di nuovo. Non è vero, Chatot. L'ultima volta che siamo venuti qui sei stato steso immediatamente, Chatot. Quindi probabilmente non te lo ricordi. Ma quella volta, quando la banda di Kabutops ci ha aggredito, mi hai fatto da scudo contro un attacco, Chatot. Come? Subito dopo ho fatto scappare Kabutops e i suoi amici. Ma se non ti fossi messo tra me e i nemici, Chatot, sarei stato sconfitto. Ti sono riconoscente, Chatot. È andata così. Chatot, tu sei il mio preziosissimo compagno. Io sono onorato di sentire queste parole, capitano. E sono davvero un Pokémon felice. Ehi, Chatot! Gente, mantenete la calma. Sì, ce la farà. E c'è ancora tempo. Portatelo subito alla gilda. Bene, allora, presto. Torniamo tutti alla gilda. No, porteremo noi Chatot alla gilda. Ma voi, Giovanni e Chikorita. E tu, Grovyle, voi tre dovete proseguire. Ma non dovete preoccuparvi. Inoltre, se non proseguite, ciò che ha fatto Chatot non sarà servito a nulla. Quello strano disegno è più avanti. Sbrigatevi ora. Grazie, Wigglytuff. Proseguiremo. Andiamo, Chikorita, Giovanni. Ok, andiamo, Giovanni. Grazie, Chatot. Buona fortuna, trovate la terra nascosta. Grovyle, com'è che alla fine sei venuto qui? Mi ci ha portato Wigglytuff. Scusati, ci ha portato Wigglytuff. Proprio così, Wigglytuff è venuto a cercarmi. Quando mi ha trovato mi ha chiesto di seguirlo. Diceva che presto avreste scoperto la terra nascosta. Andava bene, perché in ogni caso avevo già pensato di unirmi a voi. Di unirti a noi? Aspetta, vuoi dire... Sì, ho già trovato tutti gli ingranaggi del tempo. Sì, non ci resta che andare alla terra nascosta. Forza, troviamo quello strano disegno. Mi chiedo se ci sia un altro dungeon, un altro boss, roba del genere. Wow, qui c'è dell'acqua. Aspetta, è acqua di mare. Guarda, Giovanni. La grotta si apre sul mare. Da fuori non si vede perché rimane nell'ombra. È vero, oltre i muri di rocce si vede il mare. È quasi sera. Non ci siamo accorti che il tempo passava. La marea si alza e arriva qui passando da quella breccia nelle pareti. Oh, quello è... Cosa, Giovanni? Qual è il problema? Ehi, guarda. Questo è lo stesso disegno che c'è sul mio frammento antico. Suppongo che sia questo il disegno di cui parlava Chatot. Prendo il frammento antico. Il frammento antico? Wow, il disegno sul muro si sta illuminando. Sembra che reagisca alla presenza del frammento antico. Credo che indichi la terra nascosta a sto punto. E questa è la prova. Per trovarla. Cosa? Cosa è stato? Un raggio di luce in direzione del mare. Chi c'è laggiù? Quello è Lapras. Cosa? Quello è? Si avvicina, sta nuotando. Chikorita, Giovanni. E Grovyle, giusto? Conosci i nostri nomi? Sì, me li ha detti Wigglytuff. Te li ha detti Wigglytuff? Quel disegno sul muro ha proiettato un raggio di luce oltre il mare. E dopo sei arrivato tu. Puoi dirmi chi sei? Sono Lapras. Sono la guida per la terra nascosta. Che cosa? Ci puoi portare alla terra nascosta? Avete liberato il raggio di luce dal disegno sul muro. In questo modo vi siete guadagnati il diritto di accedere alla terra nascosta. E oltre il mare. Salitemi in groppa. Vi porterò al di là del mare. Non abbiate paura. Sono forte. Posso portare su di me anche più di 3 Pokémon. La terra nascosta. E al di là del mare. Giovanni, Chikorita, andiamo. Al di là del mare. Capitano, come sta Chatot? Si rimetterà presto? L'hanno messo alla nostra stanza? Certo, stanotte ha bisogno di dormire per recuperare le forze. Penso che domani starà bene. Sì, meno male, mi fa piacere. Mi togli un peso dal cuore, Ibo. Ehi, ehi, è grandioso, Chatot starà presto meglio, ehi, ehi. Capitano, cosa c'è, Sanflora? Capitano, hai detto che tanto tempo fa in quella grotta Chatot ti ha salvato. Perché non ce lo racconti? Già, è andata così. Cazzin? Capitano, stai attento. Stia attento, anzi no, non flashback, è un flashback. Non si leggono flashback. Kabutops e i suoi scagnozzi ci hanno attaccato di sorpresa. Chatot ha reagito prontamente e mi ha fatto scudo col suo corpo. E così è andato KO. Poi ha messo in fuga la banda di Kabutops, ma
Chadot era a terra, non sapevo cosa fare. Ero in preda al panico perché non sapevo come aiutare Chadot. E poi è comparso Lapras. Ok, questo è il ruolo di Lapras. Lapras? Già, Lapras. Lapras ha salvato Chadot. Oh, capisco. È così che hai conosciuto Wigglytuff, Lapras? Sì, non avevo nessuna intenzione di mostrarmi, ma appena ho visto Chadot a terra ho cambiato idea. Dovevo aiutarlo. In seguito ho stretto un patto con Wigglytuff. Un patto? Sì. E yay, di che patto si trattava? Penso che Lapras abbia capito subito che eravamo una squadra d'esplorazione. Quindi ci ha fatto un discorso. Ha detto che non poteva sapere se fossimo banditi con grandi ambizioni o una squadra d'esplorazione con buone intenzioni. Quindi ci ha chiesto per la pace del mondo di non indagare su quel disegno particolare. È così che sono andate le cose. E così, qual è stata la tua risposta, capitano? Wigglytuff ha promesso di essere ben disposto a onorare la mia richiesta. Disse che mi doveva molto perché ero accorso in aiuto di Chadot. Disse inoltre che avrebbe smesso di investigare su quella faccenda del disegno. Allora è andata così. Ma perché non volevi che qualcuno indagasse sul disegno? Sulla terra nascosta c'è la Torre del Tempo, il regno di Dialga. Dialga ha paura che qualcuno possa causare la distruzione della torre che regola il tempo. Dialga ha deciso di proteggere la Torre del Tempo. Ha celato la terra nascosta in una breccia del tempo. Una breccia del tempo? Sì. È difficile da spiegare, ma è una breccia. C'è nel tempo stesso. È uno spazio tra le parti di una frazione di secondo. Capisco. Non mi stupisco che il posto non si possa trovare. Una breccia nel tempo. Nessuno potrebbe sperare di raggiungere un posto del genere. No. Dialga ha lasciato una chiave per entrare nella terra nascosta. Si tratta di un frammento speciale con un misterioso disegno inciso sulla superficie. Quando ho sentito la storia del vecchio saggio Torkoal e quando ho visto il frammento antico di Cicorita, finalmente ho capito. In quel momento ho realizzato che quel disegno particolare era collegato alla terra nascosta. È per questo che mi sono diretto alla grotta Salmastra prima degli altri. Perché dovevo vedere Lapras? Ho incontrato Lapras e gli ho spiegato cosa stava succedendo. Di come il tempo si stesse fermando in ogni dove il mondo fosse in pericolo. Gli ho anche spiegato perché era necessario portare gli ingranaggi del tempo alla Torre del Tempo. Quindi gli ho chiesto di rivelarmi la via per raggiungere la terra nascosta. E poi cosa è successo? Lapras me l'ha rivelata. Ha detto che è il frammento antico stesso a scegliere chi può andare nella terra nascosta. Lo sceglie il frammento antico? Lo sceglie da solo? Già, pare sia così. E il frammento antico ha scelto Cicorita. Ehi, perché il frammento antico ha scelto Cicorita? Non lo so davvero. Penso che Dialga voglia evitare che qualcuno che coltiva cattive intenzioni possa entrare nella Torre del Tempo. Perciò la cosa più importante è avere un cuore puro. Dunque il frammento antico deve aver sentito le vibrazioni del cuore di Cicorita. Comunque non possiamo più essere d'aiuto. D'ora in poi questo peso ricade sulle spalle di Cicorita e Giovanni. Ora sarà il team corazzieri a portare questo fardello. Solo loro potranno raggiungere la terra nascosta. Toccherà a loro evitare la distruzione del tempo. Senti, Lapras. Sì? Stai nuotando da tanto tempo, sei stanco? Sto bene, Cicorita, non preoccuparti. Ci siamo quasi. Guarda, si inizia a intravedere. Cosa? All'orizzonte, vedete dove il mare sembra un po' diverso? Wow. Le onde, guardate com'è increspato il mare. Lapras, che cos'è quello? Il confine della lo rende quasi più poetico. Questo qua è davvero una breccia nel tempo, è tutto distrutto. Il confine della breccia del tempo. Attraverso questo portale raggiungeremo la terra nascosta. Ok, andiamo. Lapras sta volando. No, non è così, non stiamo volando. Stiamo attraversando il mare del tempo. Sì, beh, ok. Io questo ho visto. Io ho visto questa immagine e ho detto, ma che cazzo è sta roba? E questa è la terra nascosta? Sì, questa è la terra nascosta. Stiamo entrando. Questa è la terra nascosta? Questa è la terra nascosta? Alla fine ce l'abbiamo fatta. Guardatela. Ehi, cos'è quella? Quella è, forse quella è. Sì, è la Torre del Tempo. È il posto in cui si trova Dialga. Posto che cercavamo. Dobbiamo portare là gli ingranaggi del tempo. Ma se guardate meglio, il posto sembra galleggiare nel cielo. Sembra quasi il Dynamax. Come facciamo ad arrivarci? Dovete prendere il vascello arcobaleno. Il vascello arcobaleno? Sì, proseguendo in questa direzione troverete le antiche rovine. Là troverete un antico, mistico mezzo di trasporto. Il vascello arcobaleno porterà alla Torre del Tempo. Grazie, Lapras. Questo è tutto quello che posso fare per voi. Da qui in avanti ve la dovrete cavare con le vostre forze. Buona fortuna per il viaggio attraverso la Torre del Tempo. Grovyle, Giovanni, non manca più molta strada, diamoci dentro. Secondo Lapras, le antiche rovine dovrebbero essere al di là di questo dungeon. Là dovremmo trovare il vascello arcobaleno. Se troviamo il vascello arcobaleno ci porterà alla Torre del Tempo. Antiche rovine. Wow, questo posto è... Wow. Miyuki Ogre Groudon? È incredibile, guarda Giovanni, guarda quelle fantastiche incisioni e quei bellissimi dipinti sulle pareti rocciose. Palchia di alga. Come diceva Lapras, queste sono le antiche rovine. Il vascello arcobaleno dovrebbe essere qui. Sì, hai ragione, entriamo. Che cos'è questo posto? Non ne sono sicuro, ma immagino che... Penso che sia il tempio delle antiche rovine. Saliamo queste scale. Dovremmo essere in cima. Ehi, guarda qui! C'è anche qui lo strano disegno.
C'è una piccola cavità nel mezzo. A cosa servirà? Cos'è quella? Cosa c'è, Giovanni? C'è una serie di pietra. C'è inciso qualcosa. Cos'è questa? Questa strana scrittura. Sembrano caratteri a nome. È una lingua antica. Tu puoi decifrarla, Grovine? Sì, ho fatto approfondite ricerche per imparare questo tipo di scrittura. Davvero, grandioso. Presto, leggila. Non essere impaziente, dammi un minuto. Allora, Grovine, ci sono. E questo... è questo il vascello arcobaleno. Questo? Sì, è proprio così. C'è una cavità qui. Cicolita, questo va messo qui. Metti il frammento con lo strano disegno nell'incavatura. Come vuoi che metta lì il frammento antico? Proprio così, attiva il vascello arcobaleno. Ci porterà alla torre del tempo. C'era scritto sulla stella. Davvero? Proviamo e vediamo. Ok, lo inserisco nella cavità. Ne ho abbastanza. Chi è? I Seblai. Eccola la host. Dusk Noir, come hai fatto ad arrivare qui? Bah, a dire il vero è stato piuttosto semplice. Il grande di Alga ci ha trasportato direttamente qui. Dopotutto sapevo che sareste venuti qui. Aspettare qui ci ha risparmiato la fatica di cercarvi. Sfortunatamente vi tocca tornare nel futuro con me. Seblai, portateli al tunnel dimensionale. Eccolo. Ehi, c'è il tunnel dimensionale. Seblai, entrate con loro nel tunnel dimensionale. Ci corrite, Giovanni. Sì, io sono con voi. Bene, bene, opponete una debole resistenza pur sapendo che è tutto inutile. Cosa ti aspettavi? Bah, non mi lasciate altra scelta. Vi sconfiggerò qui e poi vi porterò nel futuro. Per me non cambia niente. Non avete alcuna possibilità. Per quanto potrete resistere? Fatemi vedere cosa sapete fare. Ok. Merda. Wow, bravo Grovile, non male. Ho come la netta sensazione che Dusk Noir non si accontenterà di perdere. E ora lo bersagliamo. Cazzo, a pressione, l'ho confuso. Merda, è un problema però. Bene. Ah, non è più confuso. Merda, merda, non è più confuso. Ok, arretra. Di raggio su cosa. Ok, bene, meno male che è andato dietro. GG. Morso. Magari flincio. Ok. Difesa speciale diminuisce. Idropulsar, confusion. No. Yes. Io mi rifiuto di perdere. Ma troppo avventati. Osate sfidarmi? Anche con tutto l'impegno del mondo, con la vostra patetica forza, non avrete mai alcuna possibilità di battermi. Scunare è veramente forte. Non molliamo, ci sarà un modo per batterlo. Facile dirlo. Ah, la vostra tecnica è mediocre, ma ve la siete cavata dignitosamente. Ma ora è finita. Questa è la fine. La bocca sulla sua pancia si è aperta. Sta per fare qualcosa. Sta per usare una mossa su di noi. La bocca sulla sua pancia. Aspetta un attimo, la bocca sulla sua pancia. Certo, può funzionare. Cosa c'è, Giovanni? Cosa? Dirigere le nostre mosse combinate nel suo stomaco. Ovviamente io questa roba mi ricordavo. È possibile. Non c'è tempo, la nostra unica possibilità, Grovile. Prendete questo! Oh, ce l'abbiamo fatta. Dusk Noir è sconfitto. Finalmente abbiamo battuto Dusk Noir. Non può essere. Lord Dusk Noir. Lord Dusk Noir è stato sconfitto. Ehi, i Seblai sono scappati via. Non hai più nessuno dalla tua parte. Cicorita, vai in cima al tempo. Inserisci il frammento antico nell'incavatura. Devi controllare se il vascello arcobaleno funziona ancora. Nel frattempo Giovanni ed io terremo d'occhio Dusk Noir. Ok, vado subito. Se il vascello arcobaleno funziona potremo andare alla torre del tempo. Spero che si attivi. Non ti muovere. Grovile, Giovanni, è davvero questo che volete? Se la storia cambia, noi Pokémon del futuro scompariremo. Cosa? Se la storia cambia, i Pokémon del futuro scompariranno. Non solo io. Entrambi, sia Grovile che Giovanni, venite da un futuro che cesserà di esistere, quindi scomparirete anche voi. È quello che volete davvero? Se cambiamo la storia, scompariremo anche noi. Dusk Noir starà dicendo la verità. Grovile, è vero, Giovanni. Se cambiamo la storia, noi scompariremo. Grovile. Ma non ha importanza, perché questo significa ristabilire il flusso del tempo e portare la pace nel mondo. È per questo che sono venuto nel passato. Anche Celebi ci ha aiutato, pur sapendo che se la nostra impresa fosse riuscita, sarebbe scomparsa. Anche Celebi? Oh, ricordo, quando eravamo nel futuro. Inoltre, se vorrete essere così gentili da prevenire la parte del pianeta, finalmente potrete risparmiarci l'agonia di questo mondo di oscurità. Darei la mia vita per raggiungere questo obiettivo. Celebi ha detto che avrebbe dato la sua vita. Allora è questo che intendeva. E Giovanni, tu hai deciso di venire qui con lo stesso proposito. Siamo venuti dal futuro sapendo perfettamente cosa ci aspettava. Ma dopo quello che è successo hai dimenticato i nostri propositi. So che per te sarà un grande shock. Ma non abbiamo altra scelta.
Se non lo facciamo, il tempo sarà distrutto. Avrà inizio la paralisi del pianeta. Per portare la pace in questo mondo, dobbiamo scomparire. Cerca di capire, Giovanni. L'ora è andata così. Ho deciso di venire in questo mondo con grande determinazione, sapendo che se la nostra impresa fosse riuscita, saremmo scomparsi. Ma se non andiamo fino in fondo, la distruzione del tempo non potrà più essere fermata. Questo significa che dobbiamo farlo, anche se questo vuol dire che scomparirò. Ah, Giovanni, c'è solo una cosa. Una cosa è cambiata per noi venendo in questo mondo. È vero che eravamo determinati a completare la nostra missione. Questa era davvero la prima volta che siamo tornati in questo mondo. Ma non avevamo assolutamente nulla da perdere e nulla a cui tornare. Ma Giovanni, da quando sei un Pokémon per te le cose sono cambiate. In Chikorita hai trovato amicizia e solidarietà. Per Chikorita sei un punto di riferimento. Scoprisse che potresti scomparire, sono sicuro che Chikorita si sentirebbe malissimo. Chikorita è sempre di buon umore. Se il futuro viene alterato e tu scompari, Chikorita rimarrà... rimarrà senza nessuno. Finalmente ho capito. Se cambio la storia scomparirò. Se succede, Chikorita sarà Chikorita. Ci sono, è la cavità. Il frammento antico deve essere inserito nell'incavatura. Come ha detto Grovyle, questo dovrebbe attivare il vascello arcobaleno. Vale la pena di fare un tentativo. Si è mosso, si è mosso. Cos'è stato? Chikorita ce l'ha fatta. Quel rumore deve essere il rumore del vascello arcobaleno che si attiva. Oh. Aia, non voglio. Non cambierete mai la storia. Grovyle, e cos'hai fatto da scudo a Giovanni, Grovyle? Ti costerà caro. Molto bene, mi occuperò prima di te. Cosa stai facendo? Task Noir, ti porto via con me. Ritorniamo nel futuro. Cosa? Giovanni, dipende tutto da te ora. Ah, quelli sono gli ingranaggi del tempo. Va bene, squadra, il vascello arcobaleno è pronto a partire. Cosa sta succedendo? Chikorita, lui ci penso io, riporto Task Noir nel futuro. Cosa? Non tornerò mai più, prenditi cura di Giovanni. Promettimi. Ma prendere il tuo posto, Grovyle. Non posso. Devi farlo e lo farai. Perché ne sei in grado, Chikorita. Voi due siete una coppiata magnifica. Lasciami. Mollami. Siamo quasi. Stai calmo. Giovanni. In gamba, Giovanni. È stata una fortuna conoscerti. Certo, gli addi sono dolorosi. Ma ora è tutto nelle tue mani. Grovyle. Scusa se ci hai voluto tanto, Task Noir. Grovyle. Perché? Il rumore del vascello arcobaleno sta crescendo di intensità. Il vascello arcobaleno pare che stia per partire. Grovyle. Grovyle. E che tristezza. Non voglio andare. Il mio cuore è gonfio di tristezza. Ma... ok, se non ci sbrighiamo. Se non ci sbrighiamo, il vascello arcobaleno prenderà il volo senza di noi. Grovyle. Sono triste, ma ora... è ora di andare. Gli ingranaggi del tempo. Gli ingranaggi del tempo. Farò meglio raccoglierli. Aspettaci nel futuro, Grovyle. Fermeremo la paralisi del pianeta. Daremo al mondo un futuro migliore. Un futuro in cui Grovyle potrà vivere felice. Non falliremo, ma quello che ha detto Task Noir è vero. Se il futuro cambia, Grovyle scomparirà. E anche io scomparirò. Senti, Giovanni. L'ultima cosa che ti ha detto Grovyle, Giovanni. Le sue ultime parole, gli addi sono dolorosi. Credo di capire come si sentisse. Capisco quanto può far male. Grovyle ha passato tanto tempo con te, Giovanni. Per Grovyle deve essere stato terribile abbandonarti. Forse si riferiva a questo. Ma no, non è così. Le ultime parole di Grovyle. No, non riguardavano me, Grovyle. Lui si riferiva a me e a Chikorita. Grovyle ha detto quelle parole perché sapeva che alla fine dovrò abbandonare Chikorita. Quando cambieremo la storia, io scomparirò. Il tempo che ho a disposizione per stare insieme a Chikorita sta volgendo al termine. Questa è la nostra ultima avventura. Ehi, Giovanni, dobbiamo farlo per Grovyle. Andiamo alla Torre del Tempo. Direi che si va. 730 spettatori. Gente, forse vi siete dimenticati di lasciare mi piace, io ve lo dico. Guarda, la Torre del Tempo. Finalmente ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo sulla buona strada. Ci stiamo avvicinando, Giovanni. Dobbiamo mettercela tutta. Il finale è qua del gioco, raga. Ehi, lassù. La cima della Torre del Tempo emette una luce rossa. Presto. Questo è l'ingresso della Torre del Tempo. La terra sta tremando. Ha smesso di tremare. Cosa saranno stati quei tremori? Ora ricordo. Grovyle una volta ce ne ha parlato. Ci ha detto che il tempo è iniziato a sfuggire al controllo nel momento in cui la Torre del Tempo è iniziato a crollare. Quindi quei tremori che abbiamo appena sentito... La Torre del Tempo potrebbe crollare da un momento all'altro. Abbiamo già fatto un bel po' di strada. Quanto mancherà per arrivare in cima? Peccato, mi sono cagato addosso io. Un'altra scossa. Questa scossa è stata davvero forte. La situazione sta peggiorando. La torre crollerà in fretta. Non so se è vero, ma se la Torre del Tempo controlla il flusso del tempo come ha detto Lapras, allora se crolla avrà inizio la paralisi del nostro pianeta. Quindi facciamo in fretta, Giovanni. Ci siamo. Vetta del Tempo. E l'hanno chiamata vetta per un motivo. Questa è la cima della Torre del Tempo. I fulmini. Guarda il cielo, Giovanni. È impressionante. Sembra letteralmente che il Dynamax abbia scopiazzato da qua.
È incredibile. Ci sono delle nuvole rosse che si muovono vorticosamente. È successo di nuovo. Ho come l'impressione che questa torre crollerà da un momento all'altro. Facciamo presto, Giovanni. Oh, laggiù. Cosa potrebbe essere? Un'area mistica. Grosso disegno circolare. Ci sono delle incavature. Aspetta un secondo. Le incavature. In tutto sono 5. 5 alloggiamenti. Questo significa... Deve essere così. Se metto gli ingranaggi del tempo nelle incavature, potremmo impedire che il tempo si fermi. Va bene, ci penso io. Diventato buio all'improvviso. Allora siete voi. State cercando di distruggere la torre del tempo. Cosa? Non è vero. Siamo qui per evitare che il tempo si fermi. Il tempo si fermi. Il tempo. Dialga. Voi osate condurre la torre alla rovina. No, non è così. Noi vogliamo evitare che la torre crolli. Silenzio. Verso chi minaccia la torre del tempo non mostrerò alcuna pietà. È inutile, Giovanni, non ci sta neanche ascoltando. Dialga sta perdendo il controllo perché l'equilibrio del tempo sta andando in frantumi. Non è ancora completamente consumato dal potere dell'oscurità. C'è ancora una possibilità di riportare Dialga alla ragione. C'è ancora una speranza. Si sta avvicinando, Giovanni. Ok. Ma quel robot sta fermo? Ok, levita il seme. L'avevo messo in conto. Merda. E ha pressione. Va bene. Insisti, sì, abbiamo il seme sprint, siamo veloci. Minchia che danno. E hitta d'aria con fragor tempo. Tienilo fermo un attimo. Mangiala perché nel caso tengo un fragor tempo. Abbiamo un seme impet. Ottimizza l'attacco e l'attacco speciale. Dai che siamo forti. Sì. Sono veloce. Tentenna grazie all'abilità di Dialga. What? Bastardo, eh. Cazzo, tentenno gratis. Questo è il concetto. Merda, ma che sta succedendo? Non mi va più una mossa. Ora posso. Nullo, che sfiga. Stai scherzando. Ma che danno era questo? Non ho recuperato neanche tutta la vita, porco due. Boh, confondi, non lo so, qualcosa. Ho vinto! Madonna, mi son cagato addosso. Dimmi che ho vinto. Mi son cagato addosso, avevo davvero paura di perdere. Let's go! Se c'è un'altra fase è finita. Ce l'abbiamo fatta. Ok, Giovanni, è il momento. Mentre Dialga a terra vado a posizionare gli ingranaggi del tempo. Questo tremore è stato di gran lunga il più forte. Torre del tempo... La torre del tempo sta per crollare definitivamente. Cedesse, la distruzione si farebbe più rapida finché il pianeta non sarà completamente paralizzato. Devo fare in fretta. Non riesco quasi a stare in piedi. È difficile mettere in posizione gli ingranaggi del tempo. Ce l'ho fatta, sono tutti al loro posto. Perché? Ho messo gli ingranaggi del tempo al loro posto. Perché questi tremori non cessano? Può essere, era troppo tardi. La torre del tempo alla fine crollerà comunque. È troppo tardi per fermare la paralisi del pianeta. Questa è... Dove... Cicorita. Giovanni, rimuovivi però. Dove? Questa è la torre del tempo. Dialga! Non dovete allarmarvi. Ho riacquistato la ragione. Cosa? La torre del tempo ha subito gravi danni, ma è ancora in piedi. Ora osservate. Questa è... È il futuro. Dialga ci sta facendo vedere queste immagini con i suoi poteri telepatici. Questo posto è la foresta arcana, ma è diversa. Quando eravamo nella foresta arcana il tempo era fermo. Il tempo è tornato a scorrere. E Borgo Tesoro. Sembrano tutti felici. La torre del tempo è mezza distrutta, ma è ancora in piedi. La torre del tempo non è crollata. Ha resistito. La torre del tempo è sopravvissuta alla crisi. Il tempo qui è tornato al suo corso normale. E così è tornato a scorrere anche nei luoghi in cui si era fermato. Poiché voi avete scongiurato la distruzione della torre del tempo, avete prevenuto la paralisi del pianeta. Avete riportato la pace nel mondo. Davvero, ce l'abbiamo fatta, Giovanni. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo riportato la pace nel mondo. Permettete che vi ringrazio. Grazie per aver raggiunto la terra nascosta. Grazie per aver avuto il coraggio di affrontarmi, anche se avevo perso il controllo. Per aver evitato la distruzione della torre del tempo all'ultimo momento. Grazie. Tutto questo lo devo a voi. Dialga, ma non è ancora tornato tutto alla normalità. Ci vorrà un po'. Bisognerà riparare la torre del tempo. Anche la terra nascosta è stata devastata. Ma il vascello arcobaleno non dovrebbe aver subito danni. E l'Apras starà aspettando che torniate. Ok. Torniamo a casa, Giovanni.
Torniamo a Borgo Tesoro. E sulla strada io credo di iniziare a scomparire. Cos'è c'è che non va, Giovanni? Facciamo in fretta. Mi sento pesante. Cosa succede? Perché faccio fatica a muovermi? È come se le mie gambe fossero appesantite. Forse ora che abbiamo cambiato il futuro, si avvicina il momento in cui scomparirò. Scosse. Forse le cose non sono ancora tornate del tutto alla normalità. Andiamo, Giovanni. Lo sapete che non ce la facciamo, vero? Lo sapete che non ne usciamo da sto dialogo? Questa luce, va bene. Alla fine è arrivato il momento. Il tempo a mia disposizione per stare con Cicorita sta per finire. Ehi, Giovanni! Giovanni, cosa c'è? Cosa ti succede? Non ricordavo sto dettaglio, però ora che ci penso... Qui stiamo parlando. Finora nel gioco abbiamo sempre pensato. Perdonami, Cicorita. Me lo sono tenuto per me per lungo tempo. Pare proprio che io ti debba dire addio. Cosa? Addio? Che cosa stai dicendo? Me l'ha detto Dusknoir. Qualora avessimo cambiato la storia, i Pokémon provenienti dal futuro sarebbero scomparsi. È per questo che anch'io sono destinato a scomparire. Cosa? Perché? Perché? Non capisco. Grazie di tutto. Presto scomparirò. Ma non ti dimenticherò mai. Cicorita. Bello, raga. Aspetta un attimo. Sono riuscito a fare tutto questo solo perché eri con me, Giovanni. Non capisci? Tu mi hai reso forte, Giovanni. Se te ne andrai, Giovanni, io non so come farò. No, Cicorita. Devi riuscire a essere forte anche senza di me. Devi sopravvivere. Devi tornare a casa, raccontare a tutti quello che è successo qui. In modo che non succeda mai più nulla del genere. Giovanni. La luce. La luce è sempre più forte. No, Giovanni. No, resta con me. Grazie di tutto, Cicorita. Sono felice di essermi allenato con te alla Gilda. È stato bello andare insieme all'avventura. Sono felice. Porca troia, bastardo, non dovevi dirlo. Sono felice, voglio che tu lo sappia, Cicorita. Ti prego, aspetta, Giovanni. Mi dispiace. Sono stato davvero fortunato a incontrarti. Anch'io, Giovanni. Per me, Giovanni, tu sei più importante di ogni altra cosa. Sì, anche per me è così. Cicorita, anche se non sarò più qui, non ti dimenticherò mai. È tremendamente meta questa cosa. È tremendamente meta questa cosa. E questo continuo rimando ai ricordi credo che sia un motivo per cui questo gioco è rimasto nel cuore di molti. E per cui questo gioco riesce a essere nostalgico anche per una persona che è tutto fuorché nostalgica come me. Io devo sopravvivere. Devo tornare a casa e raccontare a tutti cosa è successo. Perché è l'ultimo desiderio. Perché è l'ultimo desiderio di Giovanni. Ecco. Ecco il vascello arcobaleno. La torre del tempo è sempre più lontana. E Giovanni, io sono sempre più lontana da Giovanni. Oh, Giovanni. E così Giovanni e Cicorita alla fine hanno portato a termine la loro missione e hanno salvato il mondo da una catastrofe certa. Cicorita si lascia alle spalle la torre del tempo, attraversa la devastata terra nascosta, solca il mare in groppa Lapras e torna in salute a Borgo Tesoro. Tornando alla Gilda, Cicorita racconta a tutti la sua avventura. Racconta tutto ciò che è accaduto alla Terra Nascosta, gli avvenimenti alla Torre del Tempo, e racconta di Grovyle e di Giovanni. Naturalmente Cicorita spiega anche come hanno fermato la paralisi del tempo, e come hanno riportato il mondo alla pace. Cicorita racconta la storia ogni qualvolta è possibile, e ogni Pokémon che incontra. È una storia che deve essere raccontata. È una storia di speranza per la pace nel mondo. È una storia di speranza per un futuro di pace.
E così i mesi passano. Borgo Tesoro ritorna alle sue allegre abitudini. Le cicatrici delle ferite inflitte al pianeta lentamente guariscono e la vita torna gradualmente alla normalità. Eh? Salve, Cicurita, stai uscendo? Sì, esco a fare una passeggiata. Buona idea, sì sì. Però presto sarà ora di cena, non fare tardi. Mi sono ricordato adesso. Non abbiamo finito di piangere. Non lo vedevo da un sacco di tempo, è sempre bello come ricordavo. Ero troppo impegnata per venire a vederlo, ma mi è mancata questa splendida vista. Quando è stata l'ultima volta, comunque? L'ultima volta è stata... Oh, l'ultima volta è stata... Quando ho conosciuto Giovanni. La vista quella volta era più o meno la stessa. I crabby facevano le bolle lungo la spiaggia e poi mi sono accorta che c'era qualcuno proprio qui. Giovanni era a terra, incosciente. È stato quando Giovanni ed io, quando è cominciata la nostra avventura. Tutto me le deve far rivedere, il bastardo. Questo host mi è molto familiare. Poi me la ricordo. Eh sì, me la ricordo questa ostra. Sono pure scombinati i ricordi, pensa. Per scelta stilistica non li leggiamo, i flashback. Ricordo tutto con grande nostalgia. Tutti questi ricordi del tempo passato con Giovanni. Ricordi di Giovanni. Ma ora Giovanni non c'è. E Giovanni non è più qui. È da tanto che sei fuori, ero preoccupato per te. Che cosa ti succede? Biduf. Cioè, questo lo già faccio. Qual è il problema? Questo momento è di un questo ultimo momento con Biduf, ragazzi, è di un'intimità che non c'ha senso. Non serviva, ma... Porca troia, chi ha scritto questo gioco, chi ha fatto questo gioco, è una bella persona. Perché per finire il gioco con un momento così umano, devi essere una bella persona. Non puoi essere una persona moralmente mediocre. Non lo puoi essere.